L'incidente questa sera intorno alle 17.30 in frazione Sant'Antonio, nei pressi del distributore Eni. Ad essere coinvolte ben 4 autovetture, una Fiat 500 595, un Renault Master furgone, una Opel Corsa ed una Ford Ka. Sono immediatamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di Castellamonte, i volontari del soccorso sud canavese di Caluso, i carabinieri della stazione di Castellamonte e quelli del nucleo radiomobile di Ivrea. Illesi gli occupanti del furgone, mentre due donne a bordo rispettivamente della Ford Ka e dell'Opel Corsa sono state trasportate in ospedale per i dovuti controlli del caso, ma non sono in pericolo di vita. Sono invece in corso da parte dei carabinieri le ricerche del conducente della Fiat 500 che, subito dopo l'incidente, si è dato alla fuga attraverso i campi e ha fatto perdere le sue tracce.